Ragazzi, mi sono appena svegliata e adesso mamma mi sta facendo le crepe alla Nutella. Ma oggi voglio fare una sfida terribile per Anastasia. Gli farò fare una morning routine bruttissima. Rimanete collegati, ne vedrete delle belle. A dopo. Ciao amore, Anastasia sta ancora dormendo. Infatti io ho deciso di fare una morning routine di Anastasia. Ah sì? Cioè? In che senso? La decidi tu? Sì. Dai, veramente? Terribile. Oh, speriamo che lei non se la prenda troppo, sai che Anastasia è un po' permalosa. Però mi piace come idea. Dai, allora finisci la colazione e andiamo a svegliarla, eh? Ok. Ok ragazzi, colazione finita, adesso possiamo andare a svegliare Anastasia. E andiamo a svegliare Anastasia, vediamo un po' la dormigliona, che non so cosa le aspetta, vero? Andiamo. Ani, oggi ti deciderò la morning routine. La morning routine? No! Sì Anastasia, oggi tocca a te. Vanessa deciderà tutto quello che tu dovrai fare. Non far finta di dormire, tanto lo sappiamo che sei sveglia. Quindi Vanessa, sei pronta a tirar fuori il peggio di te? Alzati. Alzati! Dai! Te la devo decidere. Allora, adesso ti devi alzare. Deciso. E questo è abbastanza normale, Alzati. Ok, Vane! Metti queste calze. Sima! Sima! Belle! Me le metto anch'io. Ok, bimbe. Iniziamo questa morning routine. Con la colazione. Esatto. Mi sa che stamattina, amore, niente crepa alla Nutella, che però ha mangiato tua sorella. Vediamo un po' che cosa ti cucina tua sorella. Allora, vediamo cosa c'è di buono. E non glielo diamo. Quindi, cosa hai scelto? Non solo questo, di mettere qualcosa sopra. Ah, che cosa sono queste schifezze? Non so come sono così. Mamma mia, caramelle, frizzanti. Davvero? A colazione poi. Con patè di tonno. Oh mio Dio. No, non puoi, non puoi. Mi dispiace. Ma siamo sicuri che ad Anastasia non piacciono queste caramelle? Beh, sicuramente col patè di tonno no. Ma vediamo un po'. Guarda, non è finito, no, no. Oddio, tu oggi secondo me vomiti. Un po' di ketchup? No, dai. Io ti comincio a passare un tovagliolino di carta perché potrebbe esserti utile. Oh. Devi mangiare da questa parte. Neanche gli americani fanno questo. Oddio. Aspetta, non è finito. Guarda che lo devi prendere. Non è finito. Guarda che lo devi prendere. Ancora? Amore, tanto lo sai che poi ti dovrai vendicare e tu farai la morning routine a tua sorella. Quindi, è pronto? Sì, ketchup da vai, solo vai, sì. Dai, dai, ti aiuto. Fai ti imbocco io. Ma vai, che carina, ti imbocca anche, vai, pensa te. Vai, schiaccia, vai. Mordi. Com'è? Vai, buona? Devi morsicare. Sì, sì. Se lei fosse la sfida. Posso solo no. Morsica. E ingoia e poi sputi. No, 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 così. Cioè, guardate. Sono già le patate. Non sono patate. Vai, magica. Com'è? Buono? Ma forse è tutta rossa. Vabbè, dai, lasciamola stare, poverina. No. L'ha assaggiato, dai. Sì, guardala. Sta per morire, praticamente ti sei mangiata il patè con lo ketchup, fetta, il dolce, lo zucchero e il frizzante. Che schifo. No, questo no, però basta questo. Questo basta. Però l'hai assaggiato? Diciamo che l'hai assaggiato. Se sono già, hai un'idea.
il plum cake è buono, dai. Ma con il gusto di quello, così. Cosa ci mettiamo dentro questo plum cake? Vanessa, io li metterei le acciughe. No, no. No? Niente, stava annusando. Ma non è vero, ma stava solo annusando. Allora ti metto più cose visto che hai fatto la cattiva. No, Madonna, che buono, lo voglio io. Ma Anastasia è buonissimo. No, ma tua sorella è bravina. Me la fai anche a me? Già ho fatto quello, adesso basta. Dai. No, amore. Male, va bene così, dai, buonissimo il plum cake con il burro di arachidi. Non è burro di arachidi. Sì, che burro di... ah, ma è con la crema del biscotto. Ma amore, non piangere, buonissimo. Ti piace? Hai visto, è stata gentile tua sorella. Va bene, non gli diamo niente a questa bambina. Ma scusa, una colazione completa comprende anche un liquido. Vedo che ti sta piacendo parecchio. Quindi abbiamo trovato una soluzione per mangiare il plum cake. Plum cake con crema biscotto. Ah, brava Vane! Vane, ma sei troppo brava tu! Dai, scegliamo un liquido, questo. Va bene, dai. Guarda Anastasia, è il latte di mandorla. Che a te non piace, ma a me sì, quindi questa sfida era per me, non per te. Bevi, amore, se ti piace, la mamma te lo dà tutti i giorni. Ti piace? Ti piace? No. Però l'ha bevuto. Però l'hai bevuto? Ok. Adesso io sono nella marinetti. Hai setissima? Bevi il latte di mandorla. Eh no, devi bere quello. E allora perdi la sfida. Ma adesso andrei a lavare i denti, qui non c'è l'acqua. Va. Lassù. Devi bere il latte di mandorla. Porca. Basta, amore, basta. Dai, andiamo a lavare i denti. Ma stai ancora mangiando? Dove vai? Andiamo a lavare i denti. Ho capito, ma c'è il cibo in bocca. Andiamo a lavare i denti. C'è a lavare i denti. Ma io non ci arrivo. Da dove non ci arrivi? Vabbè, te lo fai là. Ma se li lavi tutti i giorni i denti, adesso non ci arrivi perché non vuoi fare la sfida? Allora, questo. Non salire su questi cesti che me li avete spaccati e tutti. Questo. Ah, cos'hai tirato fuori? Dai pantaloni? Non ci credo. Cos'è, amore? La senape? Oh! È chiusa! Eppure è chiusa! E apriamola! Ma che buoni, i tuoi denti saranno buonissimi oggi! Penso che ne mangerò un pezzettino! Sai con che cosa si usa la senape? No. Con i wurstel. Il panino, lo dog. Ah, ecco. Tu lo mangi col ketchup, ma con la senape è la morte sua. Vabbè, Anastasia, niente, oggi ti dovrai lavare i denti con la senape, mi dispiace. Speriamo almeno che igienizzi, sicuramente igienizzerà. Pronta? Vai. Ok. Ani, dai, esci fuori. Ani, non avere paura, è solo senape. Dai, vieni. Dai, Ani, su. Ti potresti anche mettere una fascia in testa. Vuoi una fascia? Eccola. Dai, su. Ti devi anche lavare la faccia dopo. Ho capito, ma devi anche lavarti la faccia dopo, dai. Tu l'hai messa? A vedere? Ma con il ketchup. Non è ketchup, è senape. Però non te la sto sputando. No, vai amore, vai. È buona? Picca, vero? È un po'... Amore mio! Perché devo spegnere? Stai solo sciacquando la bocca. Allora, cosa facciamo adesso? Dobbiamo lavare la faccia, eh? Sì. Sai che la faccia con la sela è... Amore, ti vuoi lavare i dentini col dentifricio? Così ti toglie. No. Così ti toglie il gusto, dai. Va bene. Poi decidiamo come lavare la faccia, ok, Vane? Ci sto già pensando.
brava, pensaci. Ti farò un... Quando toccherà a te, secondo me saranno affari tuoi. Non puoi dirlo adesso, ci dobbiamo pensare, ok? Eh? Ah, se ve la facessi io sarei cattivissima, altro che il plum cake con la crema al biscotto. Ok, amore, dai, lavati i dentini, rinfrescati l'alito e pensiamo a come lavare la faccia. Vane, senti, spezziamo un attimo il video. Oggi che cosa hai tu? La confessione. Oggi tu hai la prima confessione perché domenica avrai la comunione. Ma lo sai che oggi ti devi confessare per la prima volta? Che cosa dirai al prete? Sono stata bravissima in tutto. Certo. Che non hai neanche appena fatto una morning routine cattivissima a tua sorella. Ok, adesso continuiamo il video e che cosa facciamo? Eh sì, ma non con quello, tesoro. No, faccio io. Aspetta. Esatto, esatto, che fai tu. Vai. La maionese. Oh mio Dio, oggi facciamo un lavaggio a secco. Vieni qua. Devi chiudere gli occhi. Sta madonnino. Ma è tutto finito. Madonnino. Quindi a secco. Vediamo un po' il fantasma. Aspetta, dove vai? Dove vai? Ti ricordi quando mi hai detto lo scherzo del phon? Sì, esatto, me lo ricordo perfettamente. Ok, sembri un fantasmino, amore. Cosa fai? Cosa? No, si sta lavando. Ma come ti lavi? Dai, lavati bene. Ma te la lavi così la faccia? Cioè, metti la testa su. Ah, ecco. Mi pareva strana stamattina che si lava la faccia mettendo la faccia sotto il rubinetto. Va bene, dai, allora abbiamo lavato, per modo di dire, la faccia, abbiamo lavato i denti e adesso l'ultimo trattamento finale per il viso. Cosa stiamo facendo, Vanessa? Spiega. Vani, voglio riempire la faccia di Anastasia con cerotti, ma deve andare in giro così. Ah, ah, è già. Sì. Che carina, fammi vedere. Non lo so, io. E sono anche color carne, si vedono un po'. Oh, ma cosa hai fatto, amore? Ti sei tagliata? Perché hai il cerottino in faccia? Basta. No, no, tu devi accettare qualsiasi cosa Vanessa voglia farti. Guardami. Dai, su. No, non puoi, no, non puoi, non puoi. Ani, non puoi toglierli. Se non farai anche solo una cosa. Stai dividendo la faccia a metà. Non toccarli più. E poi ti vai a vedere, ma no, sei bellissima. Il tuo viso finito, Anastasia, fatti vedere. Ma sei bellissima! Ma no, dai, togliglielo! No. Togliglielo quello in bocca! Ma scusa, non può più parlare! Sì. Ma poverina! Sì. Allora, niente! Allora, dai! Va bene, facciamo così però! Togli! Ma niente, tu ce l'hai! No, qua, no, no! Non sei tutti! No, dai, mi va malissimo! Dai, ma perché? Ma perché? Ma sono solo degli strappi, dai. Oh, ma dai, amore, ma non piangere, sono cerotti. Perché quando li metti tu i cerottini, scusa? Guarda, fatelo vedere. Hai perso un punto però, Anastasia, mi dispiace. Le challenge sono challenge e si devono rispettare, ok? Amore, che si è pentita la sorellina. Va bene, andiamo a vestirci? Sì. Datevi un bacino. Amore, ti sei rinfrescata un pochino? Va bene, andiamo a vestirci? Sì, andiamo a vestirci. Dai, andiamo a vestirci. Dai. Tutta la faccia. Questo qua. L'hai trovato? Fammi vedere. Ah, una bella magliettina rottina, dai, eh? No. Sì, sì. No, dai. Eh sì. No, no, no. No, no, non la voglio. Ma Anastasia, ma qualsiasi cosa lei ti sceglie, tu non la vuoi. La devi accettare per forza. No. Sei sotto una sfida. No, 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 no. No. Ok, allora chiudiamo qua il video. Anastasia ha perso la challenge. No, dai. Sì. Allora, adesso ti devi vestire. No, le calze. Ancora. Hai capito che lo devi fare? Non hai la libertà di scelta. È Vanessa che sceglie la tua morning routine, non tu. Sono buona con le calze. Non devi essere buona. Sì. No. Fammi vedere. Ah, ma sei furba. Ti sei messa la maglietta e i pantaloni. Brava. Hai visto? Ti ha fregata, eh? Ok, cosa dobbiamo fare adesso, Vane? Allora, c'è ancora l'acconciatura.
E lì? Ho i boccoli. Sì, hai i boccoli. Perché ieri alle volte ci ho dormito con la treccia. Veramente? Sì, ha dormito con la treccia e i capelli un po' più mossi. Sì, natalizia. No, dai. Ani, non puoi dire ogni cosa no, eh? È Natale, cioè. E quindi? Fa niente che è Natale. Noi dobbiamo prendere le ciocche così e stenderle così. Girare. Non trovi una Anastasia? Allora facciamo una cosa, mettiamo prima il cerchietto. Facciamo una cosa, tagliamole i capelli. Mettiti il cerchietto. No, mi trecce, no! Non trecce, codine. È il mio. Ma sei bellissima! Sai chi sei? Pi. Dai! Sei bellissima con i co... Non la devi spingere, eh! Dai! Perché? Dai! Ok. Anastasia, è fatta una risata ogni tanto, mamma mia! Devi fartela una risata, eh! È un gioco! Non voglio le codine! Vanessa, hai vinto, 1-0 per te! Non voglio le codine! Ma non lo devi decidere tu! Non puoi capire? Magari tu mi dai qualcos'altro? Non sei tu a deciderlo, quindi è lei che decide per te. Ma non voglio le codine lo stesso. Ma poi le... Ok, Anastasia ha perso la challenge e la campionessa è Vanessa. Brava Vanessa, sei riuscita a fare qualcosa che lei assolutamente non voleva fare e non è stato molto difficile, perché Anastasia non voleva fare praticamente niente, qualcosa però ha fatto, quindi sei la vincitrice. La sfida che poi farà lei contro di te, se tu vincerai perché accetterai qualsiasi cosa, avrai un super regalo, perché sarai vincitrice per ben due volte. Ok Anastasia, ti sei convinta a fare un'acconciatura? Benissimo, quindi facciamo questa coda da Anastasia. Bene Anastasia, la tua challenge è finita, nel bene o nel male ce l'abbiamo fatta, eh? Io non ti proclamo assolutamente vincitrice, ma proprio assolutamente. Cucciolini e cucciolini, scrivete nei commenti secondo voi se Anastasia ha vinto questa challenge. Iscrivetevi al canale.